L'istruzione di qualità, equa ed inclusiva è un diritto umano. È fondamentale soddisfare le esigenze di apprendimento di ogni bambino, soprattutto di quelli con difficoltà di apprendimento. Gli strumenti educativi alimentati dall'intelligenza artificiale hanno il potenziale di rivoluzionare l'apprendimento e anche la terapia dei bambini con disabilità linguistiche. Possono infatti offrire interventi personalizzati e contenuti adattivi che rispondono alle esigenze individuali e che possono così offrire un'esperienza educativa più inclusiva ed equa. Comprendere un testo ci permette di acquisire informazioni, accedere a nuovi contenuti e arricchire le conoscenze che già possediamo. Viceversa, avere difficoltà a comprendere ciò che si legge costituisce una grande limitazione alla crescita personale e limita le nostre opportunità non solo a livello scolastico ma nella vita. La comprensione del testo è un'abilità affascinante, ma anche molto complessa. Necessita di motivazione, attenzione, memoria, ma anche di competenze specifiche legate al linguaggio, conoscere parole, comprendere frasi e cogliere collegamenti fra le informazioni. Da questa idea è nato ARTIS, un software per supportare la riabilitazione o l'insegnamento della comprensione del testo, grazie all'intelligenza artificiale. Nato dalla collaborazione tra il Sony Computer Science Laboratories di Parigi ed il Centro Ricerca e Cura di Roma, l'interfaccia è stata sviluppata partendo da modelli neuropsicolinguistici di comprensione alla lettura, focalizzando l'attenzione sulle componenti linguistiche di elaborazione del testo. ARTIS permette di esercitarsi in modo personalizzato sui testi a diversi livelli. Grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, ARTIS è in grado di estrarre automaticamente parole chiave a partire dal testo, associare a queste i pittogrammi, identificare i vocaboli più complessi, generare reti semantiche e proporre esercizi su alcuni componenti grammaticali per la lingua italiana e per la lingua inglese. Il tutto prevedendo sempre il supporto del clinico o dell'operatore, che non viene eliminato ma viene aiutato grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. Al CRC di Roma, centro di riabilitazione dell'età evolutiva, noi logopedisti lavoriamo spesso con bambini e ragazzi con difficoltà di comprensione del testo, che possono essere dovute a diversi fattori, fragilità linguistiche, difficoltà di apprendimento o difficoltà legate alla diversa lingua di origine. La tecnologia fa sempre più parte della nostra vita, ma oggi più che mai l'intelligenza artificiale costituisce la vera sfida anche in ambito clinico. Poter integrare l'intelligenza artificiale nelle nostre terapie è stato stimolante, sia per noi sia per i ragazzi, che hanno trovato così nuove possibilità di potenziamento e di stimolazione. Stiamo portando avanti con entusiasmo questo progetto e a breve presenteremo anche dati di efficacia, che derivati da una sperimentazione clinica condotta proprio con i nostri ragazzi presso il CRC di Roma.